Sono Marcello Pescheta, faccio parte del gruppo tecnico di supporto di ANPAS Nazionale. Sono qui in Emilia da lunedì. Eravamo stati prima dislocati a Castelfranco Emilia e successivamente siamo stati poi spostati su Pianoro. Attualmente la nostra colonna è presente qui con 66 volontari, 15 TSK e 3 Bobcat, provenienti naturalmente come sempre da tutta Italia. Cercare di riportare il più presto possibile la normalità alle persone coinvolte da questa, praticamente questa doppia alluvione nel giro di un mese che c'è stata nella stessa zona. Quindi è un doppio rimboccarsi le maniche, un doppio ripartire, però la voglia dei nostri volontari è impeccabile, sono un motore incredibile. Gli devi dire quando devono fermarsi per andare a riposare perché veramente fanno un gran lavoro di squadra, nonostante si mettano insieme poi volontari provenienti da regioni e luoghi diversi d'Italia. Sono orgoglioso perché sono fenomenali. Sostanzialmente ormai siamo un po' un punto di riferimento, vuoi perché sul territorio è già presente la pubblica assistenza del posto e quindi conoscono i nostri colori e il nostro mondo. In ogni zona, in ogni appartamento, in ogni palazzina dove siamo stati c'è sempre stato questo gesto di gentilezza verso i volontari che stanno sul posto. La persona che incrocia al bar che non ti conosce, ma semplicemente perché ti vede in divisa, ti lascia il caffè pagato, o il gruppo, ecco, per esempio qui su Via Nazionale, il gruppo dei condomini, il gruppo di palazzine, villette a schiera che hanno organizzato di portare qualcosa da mangiare, qualche caffè ai volontari che stavano lavorando. È un gesto che riempie il cuore ai volontari che stanno lavorando, gli fa passare un po' di stanchezza, un po' di fatica, li fa ripartire alla grande, questo senz'altro.